Francesco Rinaldi, ma veramente è venuto Garibaldi? È tornato, Garibaldi è tornato per il 170esimo, il suo fantasma si è materializzato a Casa Colelli, dove lui soggiornava, e ogni tanto fa una visitina così, si trovava molto bene allora. E quindi di tanto in tanto ama tornare, specialmente in questi giorni, e ricorre il 170esimo della Repubblica Romana. Non si poteva non raccontare una pagina così importante, no? che si inserisce all'interno di tutto il fenomeno del Risorgimento italiano, come pagina importante. Garibaldi, questa sensazione di tornare a Rieti? È una sensazione bellissima, perché Rieti 170 anni fa mi ha accolto veramente a braccia aperte. Poi ho avuto la gioia di alloggiare a Palazzo Colelli insieme alla mia preferita, ad Anita Garibaldi. È stato un periodo straordinario, sia storico che anche d'amore, pieno di passione. E quindi sono veramente contento di ritornare qui a Rieti, che forse la trovo anche più bella che prima, quindi sono davvero soddisfatto. E anche l'accoglienza in questo giorno di festa, e sono gioioso. Io sono sempre stata una donna combattiva, e trovare un uomo combattivo come lui non ha fatto altro che migliorare la nostra situazione, la coppia. Siamo due persone che stanno molto bene insieme. E possiamo dire che potremmo rivederla in quel del Teatro Flavio Vespasiano? Assolutamente, lì vedrete in maniera leggera, ma con i riferimenti storici veri, tutto quello che accadde 170 anni fa. Quindi tutte le persone che vogliono venire a trovarci capiranno l'importanza della presenza di Garibaldi in quel periodo di molto tempo fa. Francesco, questa commedia che tu hai voluto fortemente, hai lavorato sicuramente tanto tempo, cosa rappresenta per te e cosa rappresenta per la città di Rieti? Per me rappresenta un salto di qualità, perché scrivere una commedia su uno dei grandi personaggi del Risorgimento italiano, se non il più grande, cioè in effetti mi faceva impressione, ecco, impegnarmi in questo. Avevo paura di non poter riuscire a portare a termine l'impegno preso, e questo per quanto riguarda la mia persona. Però per quanto riguarda Rieti, noi abbiamo fatto riscoprire, no, una cosa che la gran parte della cittadinanza non conosceva. Quindi questo è un risultato. Abbiamo fatto anche dei mattine per le scuole, quindi restituire le pagine di storia importanti significa riappropriarsi del nostro passato per meglio interpretare il presente e costruire un futuro compatibile. Sono veramente fortunato nel rivedere dopo quasi 20 anni questa cara città, ove fui generosamente ospitato. Mi consola di vedere riuniti in tanta concordia popolo ed esercito. Allora Norma, siamo per entrare a teatro in questa magnifica rappresentazione, questa storia, questo spaccato di vita di Rieti, vissuto insomma da un personaggio a cui l'Italia deve dare molto. Sì, beh, diciamo che questa volta è un lavoro molto molto importante. E devo dire che però Francesco è stato davvero bravo, soprattutto perché è riuscito a raccontarlo in una leggerezza impressionante. Poi ve ne renderete conto anche voi. Il mio è un personaggio molto particolare. Faccio la cuoca nella caserma Olivetti insieme a mio fratello. E poi tante cose non le posso dire, perché ogni cosa dico troppo. Vi aspettiamo, stiamo entrando. Abbiamo fatto tutto esaurito oggi, quindi...
è uscita una pubblicazione proprio in contemporanea alla prima della commedia, dove vengono riportate diciamo tutti la trama della commedia viene riportata, e poi ci sono anche delle interviste, e c'è anche la prefazione dell'avvocato Gianfranco Paris, che per il risorgimento reatino ha fatto tantissimo. Anzi, dobbiamo a lui se a Rieti finalmente abbiamo una cartellonistica che indica all'ingresso della città, dove c'è scritto Rieti, sotto Città del Risorgimento. Sì, questo. Quindi Amarganta anche fa un lavoro importante. Diciamo, consegna ai posteri, no? Non soltanto una commedia, ma anche uno strumento ludico per accedere alla conoscenza della nostra storia. Ringrazio tutti, perché quest'anno ci sono tantissime comparse, sai, nelle scene, nella scena di accoglienza c'è il popolo, ci sono i garibaldini, insomma c'è tanta gente, e quindi io ringrazio tutti, tutta la compagnia Circolo dei Rapari, di Orizzonte Sabini e tutte le comparse. Adesso dobbiamo fare la sfilata nei percorsi di Garibaldi, quindi la prossima tappa sarà davanti a Palazzo Vincentini, dove Garibaldi fece il discorso, il famoso discorso di saluto, e parlò molto bene dei cittadini, manifestando, diciamo così, un debito di gratitudine nei confronti della città.